grazie di essere con noi all'Assemblea 2015 di Confindustria Firenze. Le imprese ci hanno chiesto più qualità nei servizi e nei progetti e più efficienza organizzativa. Sono veramente orgogliosamente fiero di aver rappresentato voi, le vostre imprese e Confindustria, che è, e sono certo resterà, la più grande associazione economica del nostro paese. Vi ringrazio di cuore. Grazie. Incasso la fiducia che mi avete confermato stamattina con onore, con orgoglio. Due terzi di voi ci stanno dicendo che sentono decisamente la ripresa. A me la crescita, per la mia storia, è qualcosa che mi mette in subbuglio e mi eccita. Alla fine sono soltanto le grandi ambizioni che muovono il progresso e lo sviluppo. Abbiamo a Firenze una straordinaria occasione. Tutti i grandi progetti di investimento pubblico e di infrastrutture si sono sbloccati. Sull'aeroporto, grazie ad una collaborazione forte con la Regione, abbiamo raggiunto il risultato di una fusione e con una azienda internazionale che ha scommesso con le istituzioni anche sull'infrastruttura e sul nuovo aeroporto della nostra città. Questa regione ha resistito negli anni della crisi, è in piedi grazie a tanti imprenditori che anziché farsi piegare hanno deciso di investire, di scommettere, di esportare, di dedicarsi con ancora più determinazione al successo della propria azienda, e lo hanno fatto anche insieme a maestranze e a lavoratori che hanno capito l'importanza di questo impegno. Quante volte vi siete messi a sedere a una conferenza stampa, avete letto un giornale di un progetto che è partito sulla città? Ma io penso tante. Quante volte avete visto la fine di quel progetto? Poche. In quel momento voi, come me, dovete lavorare per far sì che questa cosa si risolva. E questa cosa si risolve se tutti insieme, noi comunità economica, si aiuta a risolverla. Benvenuto Giorgio Squinzi. Oggi il sindacato sta diventando sempre di più un sindacato di pensionati e di pubblico impiego. Io vorrei lasciare a questo paese, ai miei figli, ai miei nipoti, come un paese più ancora forte, un paese capace di combattere al meglio con gli altri grandi paesi industriali, però molto passa attraverso delle relazioni industriali intelligenti e costruttive. Grazie di essere stato con noi. Piacere. Grazie a tutti e a presto.